Allora, facendo emergere differenze tra la vita materiale e la vita spirituale, il falso e il vero, no? Ciò che è temporaneo e ciò che è eterno, quindi parlare di questo, delle varie conseguenze, dell'agire in un modo piuttosto che in un altro, e una cosa importante, abbiamo detto, è l'esempio. Agire in maniera esemplare. Agire in maniera esemplare. Hare Krishna. Ci sono domande o commenti? Cristiano, che dici? Che te ne pare di questi argomenti? Che dici? Ti convince? Ti piace questa filosofia? In un certo senso sì. Aspetta che tanto che Jaguranga ti passa il microfono. Un attimo solo. Un attimo solo. Ce l'hai il microfono, sì? Sì, però. Sì. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Allora, si parlava prima di Vidvan, no? Vidvan, sì. Vidvan, persona che Colta. colta, insomma, che ha la conoscenza, diciamo, no? Così, no, Prabhu? Più o Sì, meno. Vidvan significa uno che c'è la conoscenza. Dicevo, quindi approcciandosi alla coscienza di Krishna, uno può, diciamo, prendere quel famoso ascensore di cui parlava Prabhupada, no? Quindi eliminando tutti quei passaggi, diciamo, inutili, no? Di cui la Bhagavad Gita parla, insomma, quelle Sì, nel fasi sesto capitolo della yoga, soprattutto sì, parla più o di meno. alcune fasi. Arjuna poi dice: no, questo metodo vedico, diciamo, dell'Ashtanga Yoga che mi ha proposto Esatto, non è quello molto pratico non è per me. molto pratico, quindi ripeto, approcciandosi alla coscienza di Krishna uno può avanzare più rapidamente spiritualmente, diciamo, no? Anche a livello di coscienza. Io lo dico perché da quando pratico mi accorgo, grazie a Krishna, che quando mi relaziono, no, con la gente devo comunque parlare e riesco comunque ad approcciarmi in maniera diversa, cioè riesco a parlare della coscienza di Krishna con qualsiasi persona e di qualsiasi argomento. Quindi questo credo che sia una grande cosa, cioè potersi relazionare con tutti, relazionarsi, no, con tutti. In qualsiasi argomento, insomma, quindi La domanda? non Non ho si è capito. mai, diciamo, in difficoltà. Quindi Sì, questa è vero. proprio la piattaforma, è una piattaforma veramente spirituale. Ah, e la domanda non ho capito. No, appunto, la domanda era appunto, Sì. si può prendere quindi l'ascensore, questo famoso ascensore, e avanzare molto rapidamente? Cioè, questa è la Certo. domanda, si può, diciamo. Sì, ti sei dato la risposta, certo che si può. Assolutamente, grazie. Qualcun altro? Paola. Hare Krishna, volevo dire che non tutti hanno questo stimolo allo studio, a trovare con l'intelligenza, a trovare le conseguenze logiche per arrivare a Dio, diciamo, no? E questo stimolo è la cosa più importante, penso, Sì. è che non ce l'ha, come si fa? E come si fa? Infatti. È una Allora domanda un dobbiamo. po' No, no, retorica. no. E quindi bisogna chiederci come alcuni ce l'hanno e altri no, giusto? Anche, Perché alcuni ce anche, l'hanno e altri no? anche. Quindi si conclude, ma infatti la maggior parte della gente in maniera superficiale conclude che quell'impulso è fede, beata te che ce l'hai. Cioè come se ci fosse un Dio che dà così in maniera, diciamo, non lo ammettono direttamente, però è come se lo stessero ammettendo indirettamente, un Dio capriccioso che a te la dà, a me no. Ah beh, quando me la dà io qua sto. Il senso è che ne ho conosciute di Sì. persone così, no? Ma anche prima si discuteva, sere intere a dibattere sul concetto di fede e si rimaneva impantanati in questi fanghi dell'ignoranza, no? Pensare che la fede sia qualcosa che capricciosamente Dio dà a qualcuno e non a me, ma io qua sto. Quando me la vuole dare, eccomi, eh? Quando vuoi, io sono qui, però non me la dà, quindi.
quando me la dà, quasi come se fossimo dei robot che stanno aspettando che qualcuno ci giri la cordicella e noi, io ti amo, dedico tutta la vita a te. No, quell'impulso da dove viene? Te la sei data tu la risposta? L'hai trovata, ricavata dalla Bhagavad Gita? Io penso sempre dalle vite passate. Dalle vite passate sicuramente uno mano a mano arriva a certe conseguenze. E cosa succede? Cosa succede durante le vite? Perché si arriva a quella conseguenza? C'è una maturazione, un ragionamento che ti fa arrivare. Cosa ti fa maturare? Cos'è che ti fa maturare e spingere? Cioè, no, ci deve essere è la forza. Sofferenza che uno ha, piano piano la utilizza, la utilizza. Sì, la sofferenza, spiegato molto bene questo, è la sofferenza. Quindi la sofferenza è funzionale, ecco, propedeutica. Aiuta, sì. Dagli il microfono, che non ho sentito. Le scelte. Di chi? Della persona. Aspetta, però non ho capito, è la risposta a quale domanda, la scelta? Tu dicevi le persone... Sì, no, è acceso, però lo devi tenere dritto. Si parlava del fatto che le persone reagivano a un certo tipo di karma, ma tu dici, ma per quale ragione... Perché alcune... Appunto, le scelte che una persona fa... Che generano? Che generano delle reazioni, ovvero karma. Esatto, sì, cioè appunto le scelte può essere sì o no. O il no rispetto di fronte ai vari bivi, no? A volte anche più di un bivio, a volte dove vado adesso? Cento opportunità davanti a me. Non posso dire di no. Ha delle stimoli, ha delle cose. Apposta, questo dà la possibilità ad arrivare prima, ad arrivare dopo. Ok, quindi le scelte che noi facciamo generano, come hai detto tu, karma, una reazione. Karma significa reazione ad ogni azione. Microfono? Grazie. La sofferenza in effetti ti rende vulnerabile. Sì. E questa vulnerabilità poi che ti apre le famose strade alle quali tu poi devi fare una scelta. Okay. Andare da quella parte o dall'altra. Però è proprio la vulnerabilità dovuta alla sofferenza. Domanda. Che ti fa stare poi a dover scegliere. Certo. Per stare meglio. Perché poi alla fine, al momento in cui trovi una piccola alternativa, ti aiuta e ti fa stare meglio, e quindi segui poi quel cammino, qualunque esso sia. Certo, questo è che sia Dio, che sia... Questo è dilagante nel mondo, infatti, che tutte le strade portino a Roma, pensano tutti. Proprio l'inizio è la sofferenza che ti porta a questa vulnerabilità. Certo, è tipico proprio. In questo mondo materiale, sai cosa vige? Proprio che qualunque strada fai, va bene. Purché vada bene per te, qualunque strada fai, va bene. È come dire tutte le strade portano a Roma, è vero? Neanche per niente. È verissimo. Non è vero che tutte, non è vero che le strade portano a Roma tutte quante, non è vero. No. Perché ci sono strade che portano ovviamente agli opposti da Roma, però nel mondo materiale ci autoreferenziamo. Che poi subentra l'intelligenza singola della persona a non scegliere la strada. Oh. Certo, sulla base quella è indiscussa. Ovvio, quella si chiama intelligenza, no? Cioè, riuscire a vedere le conseguenze di una certa scelta. Allora noi con l'intelligenza prendiamo l'intelligenza, l'intelligenza è una specie di sonda, la lanciamo lontano, una specie di telecamera, no? Come si chiama quella? No, come quei robot. Sì, è una specie di drone, no? È una specie di sonda drone che noi lanciamo lontano e lui ci porta dei messaggi. No, se fai questa cosa qui. Allora lo lancio lì, vediamo quest'altra scelta e ragioniamo nel laboratorio della nostra intelligenza. Poi torna, ci lancia dei messaggi, vediamo la scatola nera, vediamo la registrazione. Ah sì, questa qui sì, è una cosa buona, allora la faccio. Però, alla fine, qui io vedo che si soffre comunque. Quindi come si fa? Qual è il modo per sviluppare un'intelligenza veramente, veramente infallibile? Se esiste il fallimento, esiste anche l'infallibilità. Microfono? Ma se tu non sai dov'è? Si arriva piano piano poi. Sì, ma se tu non sai dov'è, dove arrivi però? Dove arrivi?
arrivi dove poi piano piano raggiungi quel livello. Quale? Ma con l'intelligenza, con ragionamento. Sì, ma quale livello? Con la strada giusta. No, l'intelligenza siamo d'accordo, quello è lo strumento imprescindibile. Però qual è il livello? Qual è il livello? Il livello desiderato, qual è? Ricordiamoci che c'è un vecchio proverbio che dice: non ci possono essere venti favorevoli se io non so qual è il vero traguardo finale. Virerò un po' a destra, secondo me va bene qui, secondo te no, secondo me lì, vabbè, ti credo, vado qui. Ma se io non so il porto da approdo, vero, reale, giro a vuoto, giro a vuoto, giro a vuoto. Giro, torno indietro, tutto uguale, tutto mare, intorno, cielo, non ci sono punti di riferimento. Dove vado? Dove vado? Qual è il modo per azzeccare proprio la direzione giusta? È più semplice di quello che crediamo, ma molto più semplice. Però siccome siamo molto orgogliosi, l'orgoglio offusca la nostra intelligenza, il nostro discernimento. Siamo orgogliosi di noi stessi. Ritorniamo al discorso del carattere. Siamo orgogliosi del nostro carattere. Io sono fatto così, ho superato tante tempeste in questa vita con le mie forze. Sì, c'era anche Dio, però siamo molto orgogliosi. Questo offusca la nostra, e non ci offusca la nostra intelligenza, il nostro potere di discriminazione, e non ci fa giungere alla comprensione reale, ovvero alla risposta a questa semplice domanda: come faccio io ad avere la giusta intelligenza, l'intelligenza perfetta?